Ciao ragazzi, sempre da casa faccio del mio meglio per mandare avanti il canale e per tenervi compagnia. Anche voi la tenete a me con i vostri commenti e per questo vi ringrazio. Oggi diamo insieme un'occhiata alla Sling 1 della Ferrino, una tenda molto interessante che ho preso per i miei pernottamenti in solitaria in montagna. Io sono un tendarolo, nel senso che ho sempre pernottato in tenda, negli anni ne ho provate tantissime. Sono passato dalle vecchie canadesi intelacerata degli scout agli ultimi ritrovati tecnici, e devo dire che ancora oggi la tenda rimane il mio rifugio preferito per le notti fuori. Mi capita a volte di usare il tarp, ma solo per pernottamenti a bassa quota. Se vado in montagna, in linea di massima preferisco un rifugio stabile ed autoportante, e non c'è niente di meglio di una tenda se si cercano queste caratteristiche. Sto strozzando. Mannaggia la miseria. Nell'ultimo anno ho piano piano fatto un rinnovo della mia attrezzatura per il pernotto, puntando sull'ultraleggero. Prima il sacco a pelo, poi il materassino. Quando è stata la volta della tenda, ho scelto questa. Ovviamente non sono sponsorizzato dalla Ferrino, non ancora almeno. Ve la faccio vedere perché penso che possa essere interessante per voi. Mi serviva una tenda che fosse il più leggera e compatta possibile, dovendola utilizzare, come vi dicevo, quelle poche per la verità volte in cui vado da solo. Questa mi ha incuriosito perché non costa uno sproposito ed ha delle caratteristiche interessanti. La metto a confronto con il materassino. Non c'entro più nell'inquadratura, per farvi capire più o meno le dimensioni. Calcolate che il materassino, questo qui nero, è grande più o meno come una bottiglietta d'acqua da mezzo litro. Poliestere 70 denari, 2000 mm di colonna d'acqua per il soprattelo, 2500 mm invece per la base. Pali e picchetti in alluminio, 1,2 kg di peso, tutto compreso. So cosa stanno pensando alcuni di voi: ma io mi porto il tarp che pesa ancora di meno. Sì, sicuramente col tarp si risparmia qualcosa sul peso, ma non così tanto alla fine. Considerate che un 3x3 pesa sui 500-600 grammi. Se ci aggiungete cordini vari e picchetti, arriviamo tranquillamente ad 1 kg, quindi avete risparmiato 2 etti. La differenza è che questa qui è un rifugio bello e pronto, autoportante, si monta facilmente. Il tarp è semplicemente un telo, poi sta a voi creare un setup che sia a prova di bomba, e non è detto che ci riusciate in alta montagna dove 8 volte su 10 il vento vi si incolla e non ci stanno alberi dove attaccarsi. D'altronde, se lo chiamano rifugio di fortuna, un motivo ci sarà, va bene in alcune situazioni, in altre no. Poi alla fine della fiera dipende sempre da quanto siete bravi. Comunque adesso andiamo in giardino a montarla, così ve la faccio vedere un pochettino nel dettaglio. Lo spazio all'interno è ridottissimo, ma è chiaro che è questo il prezzo da pagare se si vuole leggerezza e compattezza. Non si può stare seduti, però in compenso c'è dello spazio qui davanti dove si può mettere uno zaino. Tengo a precisare che è un acquisto abbastanza recente e non ho ancora avuto modo di testarla sul campo, quindi questo video è da considerarsi come un semplice unboxing. C'è da dire però che utilizzo Ferrino veramente da tanti anni, mi sono sempre trovato bene
ed ho pochi dubbi sul fatto che mi troverò bene anche con questa tenda qui. Ragazzi, spero come al solito di esservi stato utile e di avervi intrattenuto. Se i contenuti vi piacciono, è gradita la spolliciata. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e raggiungetemi su Fall Adventure Community, il gruppo Facebook ufficiale del Fall Adventure Gathering che si terrà il prossimo ottobre. Mi raccomando, continuate a stare a casa, teniamo duro tutti insieme e ci vediamo presto.